La seconda tormentata notte di Franco D'Agostino, il falegname, l'artigiano di via Trinità, che rischia lo sfratto dalla sua bottega. Intanto c'è una dichiarazione da rassegnare a tutta la città di Avellino. Quale? Allora io vorrei chiedo alla sua eccellenza il prefetto che convochi le parti in causa per la risoluzione del mio problema, visto che la mia protesta sia in forma legale che in forma pubblica non ha riscontrato alcun intervento degli enti locali preposti, vista che la loro incoerenza sia nei miei confronti che nei confronti dell'incolumità della cittadinanza tutta. Oggi siamo al terzo giorno di protesta per la sciopero della fame e della sete e fino ad ora non ci sono solo parole, promesse al vento, che per me, che sono una persona che ho sempre lavorato onestamente, è vergognoso e mortificante arrivare a questo stato. Ribadisco ancora una volta che se ci dovessero essere delle ripercussioni sulla mia famiglia e sulla mia persona, i responsabili saranno coloro che mi hanno portato a questo stato. Io, come D'Agostino Francesco, sarò coerente e continuerò la lotta fino alla morte, come ho detto già 3 giorni fa. Mi dispiace solo per la mia famiglia, che il loro sostenimento deriva unicamente dal mio lavoro. Per questo momento spero che questo messaggio arrivi a Sua Eccellenza il Prefetto e che si trovi la soluzione. Approfitto per questo momento di ringraziare a tutti coloro che mi stanno vicino per questa lotta sincera. Grazie. Ecco, intanto ti senti un artigiano sulla croce, ha detto ieri sera, pronto anche a una clamorosa protesta come la crocifissione. Io penso molto prima di Pasqua vedrete il Padre Eterno crocifisso. Questo è tutto. Sul cartello intanto è inquietante quello che hai scritto: sciopero della fame e della sete fino alla morte. Io ne prenderei pure la medicina, oramai sono deciso a tutto. O lo capiscono o vengono qua a farmi capire a me per quale motivo mi vogliono cacciare. Abbiamo tanta scelta con una vastissima esposizione su più livelli. Euromobili della Pia, ad Avellino Est, adiacente Casello Autostradale della Napoli-Bari.